Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova serie di video tutorial dedicati all'Eredito 12. Nei precedenti video abbiamo visto brevemente l'interfaccia grafica e le novità appunto in generale del software e abbiamo visto anche come poter procedere quindi all'attivazione della licenza. Adesso, prima di procedere effettivamente alla compilazione di una pratica di successione, dobbiamo vedere una sezione molto importante che è quella dedicata agli intermediari. Infatti, dal menu strumenti intermediari è possibile appunto andare a configurare quelli che sono i soggetti che invieranno la pratica di successione. Quindi clicchiamo su intermediari e vediamo qui che si apre una finestra di compilazione. Qui già vediamo nella sezione intermediari che è già stato appunto aggiunto un soggetto intermediario. È possibile comunque andare ad aggiungere altri soggetti intermediari cliccando qui in alto a destra su aggiungi intermediario. Nel momento in cui andiamo ad aggiungere la voce intermediario, vediamo appunto che selezionandolo si deve andare a compilare quella che è la sezione dedicata ai dati identificativi e la sezione più importante, quella dedicata ai dati di Entratel. Potremo quindi andare a inserire quelli che sono il tipo di soggetto, quindi persona fisica o soggetto diverso da persona fisica. Andremo a dare una descrizione del soggetto, quindi nome e cognome, se è persona fisica. Se è soggetto diverso da persona fisica, andremo a compilare quelli che sono i campi destinati. E in più andremo a inserire quelli che sono i dati di telefono, email e IBAN per il conto corrente. Infatti sappiamo che chi invia le successioni telematiche, le pratiche di successione, è possibile, l'intermediario può utilizzare come conto d'appoggio per il pagamento di autoliquidazione il proprio conto, metterlo a disposizione nel caso in cui, ad esempio, il dichiarante non possiede un conto corrente. Andiamo un attimo sul soggetto già compilato, Jack Software SRL, e vediamo quindi tutta la sezione correttamente compilata. In particolar modo vediamo appunto che la sezione dati Entratel è stata compilata inserendo prima di tutto i dati del nome utente, quello che viene fornito dall'Agenzia delle Entrate. Dobbiamo inserire quelli che sono i parametri della password di accesso al servizio Entratel, codice PIN, e qui abbiamo anche una data per il promemoria per ricordarci la data di scadenza appunto della password. Sappiamo che infatti le password dell'Agenzia delle Entrate periodicamente vanno aggiornate e modificate. La sezione poi qui in basso troviamo password per l'ambiente di sicurezza e percorso dell'ambiente di sicurezza. In questa sezione andremo a inserire quello che è la password per l'autenticazione e l'invio delle pratiche di successione. E qui è nient'altro che il percorso dove sono presenti le chiavi asimmetriche per poter autenticare le proprie pratiche. Infatti, cliccando sull'icona seleziona percorso, ci dà la possibilità di poter quindi andare a scegliere quello che è la cartella o anche la chiave USB esterna dove sono stati caricati i nostri file dell'ambiente di sicurezza. Clicchiamo su OK e quindi configuriamo. Andiamo. Innanzitutto è possibile poi eventualmente andare anche a eliminare quei soggetti che non verranno più utilizzati come intermediari, quindi selezioniamo il soggetto e clicchiamo qui in alto a destra elimini l'intermediario. Il programma ci chiederà ovviamente di se vogliamo eliminare l'intermediario, noi clicchiamo su sì e avremo quindi eliminato quello che sono i soggetti. Una volta aver compilato correttamente tutta la sezione degli intermediari, siamo pronti appunto per poter procedere anche alla gestione delle ricevute telematiche, dell'invio e dell'autenticazione. Clicchiamo su Salva e andiamo avanti. Grazie per aver seguito questo video, ci vediamo presto nei video successivi.